Le ho sorriso, ma lei mi ha affondato uno sguardo perso e disperato. Aveva finito di piangere da poco, era evidente, il viso arrossato, gli occhi lucidi e la voglia di sparire dipinta sul volto, inconfondibile. Non si era impegnato molto prima di uscire, maglietta di cotone, jeans, niente trucco. Era fosca, la figlia della mia vicina di casa. Da queste parti lo chiamano Cavedio, non dà nessun fronte, nessun retro. È una specie di cuore nascosto nelle nostre case, come piace a noi, riflette le nostre qualità per le più intime, ma anche quelle di cui siamo meno orgogliosi. Le contraddizioni e le soluzioni provvisorie. Tuttavia, a differenza del lato oscuro, non rappresenta mai una via di fuga, nemmeno iniziale. Fosca. Sono rientrata a casa domenica. Ascoltare la storia di Valeria aveva ridimensionato il mio dolore. Era come aver incontrato qualcuno che ti fa notare che hai poco da lamentarti. In fondo mio marito mi aveva solo tradita con un uomo. A raccontarla ad alta voce c'era quasi da ridere. Ho guidato lungo l'autostrada ascoltando musica. La casa non sembrava disabitata da una settimana. Lorenzo doveva essere passato. Ho riconosciuto le sue tracce e ho subito pensato male. Era stato a casa nostra con lui. Sono corsa in camera da letto, era intatto, ho tirato via il copriletto, ma sembrava usato di recente. Mi sono seduta sul bordo chiedendomi per quanto tempo avrei continuato ad avere certi sospetti inutili. Cosa pensavo di trovare? Un pretesto per litigare? Che senso avrebbe avuto? Ho sistemato le mie cose e ho pensato a come trascorrere quella serata. Avrei potuto ordinare una pizza e mangiarla davanti a un bel film. In fondo, quella era una delle cose che preferivo fare quando Lorenzo usciva la sera. Non mi era mai dispiaciuto ritagliarmi una serata ogni tanto per stare da sola, sdraiata sul divano.